Ciao dolcezze, ciao ragazzi, bentrovati sul canale, benvenuti se è la prima volta che passate di qua. Oggi vorrei inaugurare una nuova rubrica qui sul canale intitolata Flash Review. Ovviamente cosa farò? Recensirò volta per volta un prodotto in maniera sintetica, un pochino stringata ma comunque approfondita. Il prodotto che vorrei prendere in esame oggi è il fondotinta Camouflage di Essence 2 in 1 Makeup and Concealer. In questo video vi parlerò dei pro e contro di questo fondotinta, che in realtà sto adorando, vi spiegherò perché e vi farò vedere anche l'applicazione in modo tale che possiate vederlo all'opera. Io vi lascio dunque alla recensione, vi invito a mettere mi piace e a commentare questo video in modo che possiamo interagire. Vi lascio appunto al video e vi mando un grande bacio, ciao ciao! Questo è il packaging esterno di plastica, contiene 30 ml di prodotto. Adesso andiamo a vedere la consistenza. È un fondotinta dalla consistenza né troppo fluida né troppo densa, quindi è perfettamente bilanciato. La tonalità che ho scelto io è la 10 Ivory Beige, ma ci sono soltanto 3 tonalità in gamma. Io ho scelto la più chiara, comunque anche le altre due mi sono sembrate piuttosto chiare, quindi questo è un po' un punto a sfavore perché dovrebbero implementare la gamma cromatica anche per le ragazze e le donne un pochino più scure di carnagione. Adesso vi faccio vedere l'applicazione. Io procederò con una Beauty Blender umida, perché come sapete non mi piace l'effetto mascherone o comunque un effetto troppo pesante sulla pelle. Io generalmente neanche uso i fondotinta e andiamo a vedere come si comporta. Ovviamente con una Beauty Blender inumidita il risultato non sarà eccessivo, cioè la copertura non sarà molto alta, però come vedete è un fondotinta modulabile, quindi se voi preferite ottenere una copertura più alta vi basterà utilizzare una spugnetta asciutta oppure un pennello per fondotinta. Questo è il risultato una volta applicato il fondotinta su tutto il viso con la Beauty Blender. La cosa che preferisco in assoluto di questo fondotinta è la consistenza. Perché vi dico questo? Perché sulla pelle rimane leggero, non va ad appesantire, io non lo sento sulla pelle e questa è la caratteristica principale che un fondotinta deve avere per me, perché non mi piace sentirmi qualcosa sulla pelle. Ecco perché tra l'altro in questo ultimo anno, anno e mezzo ero passata al bio, però anche lì era difficile trovare un fondotinta leggero. L'unico con cui mi sono trovata davvero bene è il fondotinta compatto di Puro Bio, perché gli altri comunque tendevano ad appesantire la pelle. Questo come vedete è piuttosto leggero, non lascia effetto punticcio, quindi questo è un altro punto a suo favore. Per quanto riguarda le discromie e le impurità, io in questo momento ne ho diverse, vedete ha coperto abbastanza bene. Ovviamente se voi volete una copertura più forte in quelle zone fate come ho fatto io, cioè andate a ripassare specificatamente in queste zone dove avete rossori, dove avete la pelle un pochino più problematica. Devo dire che mi ha attenuato anche un po' i pori che ho in questa zona, più che pori dei crateri. Però ecco, l'effetto in generale è abbastanza naturale, non è un effetto finto, quindi mi piace. Anche le occhiaie sono state coperte abbastanza bene, però io sono del parere che sia per le occhiaie sia per le varie discromie sarebbe meglio andare a coprirle con un correttore, quindi usare due prodotti specifici, anche se questo è un prodotto 2 in 1, fondotinta e correttore. Io ovviamente non avevo messo niente sulla pelle proprio per farvi vedere come si comporta questo fondotinta se usato da solo.
Anche a livello di durata si comporta bene, nel senso che mi dura tutto il tempo che lo tengo su, quindi tante ore fin quando non lo vado a struccare. Dopo qualche ora, 3-4 ore, tendo comunque a lucidarmi un pochino nella zona T, ma questa è una cosa che mi succede sempre, sia che io utilizzo un fondotinta sia che non lo utilizzi, quindi credo che sia una problematica mia. Se invece avete la pelle secca, secondo me non avrete di questo problema e anzi vi consiglierei di non andare nemmeno a utilizzare una cipria sopra, perché si opacizza e si setta così bene che non ci sarebbe neanche bisogno. E infatti l'effetto ottenuto è un effetto totalmente opaco ma naturale, quindi io sono contentissima di questo fondotinta, è stata una vera rivelazione per me, anche perché ha un costo davvero irrisorio, mi pare che costi 4,95€. In più non è comedogeno, infatti la mia preoccupazione era più che altro questa, specie appunto venendo da un anno e mezzo da prodotti bio, avevo paura che a lungo andare mi potesse far uscire qualche brufoletto, qualche punto nero, però devo dire che non sta succedendo, quindi sono molto contenta. Questo prodotto per me è promosso a pieni voti e lo consiglio anche a voi. Ripeto, non ho nulla da recriminare a questo fondotinta, ad eccezione della gamma cromatica, vorrei appunto che l'ampliassero anche per le carnagioni più scure. Però per il resto è un fondotinta di cui mi piace parecchio l'effetto, perché nonostante sia opaco è anche abbastanza idratante come sensazione sulla pelle, è abbastanza leggero, non lo sento addosso, ha un'ottima durata, non unge, la colorazione 0,10 per me va abbastanza bene, non è perfetta però va abbastanza bene, per un costo del genere io penso proprio che lo riacquisterò. Fatemi sapere voi come vi siete trovati con questo fondotinta di Essence e se vi piace questa nuova rubrica Flash Review. Aspetto anche le vostre proposte per quanto riguarda le recensioni su altri prodotti. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, basta un secondo, cliccate sul tasto rosso iscriviti e attivate le campanelline, così ogni volta che io pubblico un video vi arriverà una notifica. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!